Buonasera, benvenute e benvenuti. Ci troviamo al Circolo dei Lettori per la presentazione dell'ultimo libro di Roberto Esposito. Doveva esserci un moderatore, non è riuscito a venire, quindi io modero, un po' presento e passo la parola ai miei colleghi. Io sono Simona Forti, insegno filosofia politica. E alla mia destra il professor Gustavo Zagrebelsky, emerito di diritto costituzionale, ex presidente della Corte Costituzionale, sapete già tutto. Alla mia sinistra professor Federico Vercellone, che insegna estetica all'Università di Pisa, e l'autore, il professor Roberto Esposito, di Pisa, ho detto, sì, di Torino, scusate. È un fantasma che mi persegue. Il professor Roberto Esposito, emerito di filosofia teoretica alla Scuola Normale di Pisa e autore del testo. Ecco, Roberto Esposito presenta questo suo libro intitolato Vitam Instituere, genealogia delle istituzioni, come l'ultima tappa di un percorso di pensiero, vale a dire un percorso che interroga e risignifica il concetto di istituzione. O meglio, io direi che anche nei libri precedenti si tratta di rinnovare il significato di una locuzione che viene dal diritto romano, che è vitam instituere. È un percorso che dall'autore viene presentato come l'insieme di tre libri, come una trilogia aperta da un testo intitolato Pensiero istituente di 3 anni fa, uscito per Einaudi, che continua con un testo intitolato Istituzione e si chiude con Vitam Instituere. Allora, il primo, anche a detta di Roberto, è quasi necessario percorso destruens nel mezzo della filosofia politica contemporanea, e ha la funzione di mettere in chiaro l'insoddisfazione e forse in qualche modo anche le insidie teoriche di due percorsi di pensiero e di due paradigmi di pensiero. Il primo, così chiamato il paradigma del pensiero destituente, e l'altro percorso, quello del potere costituente. Ecco, io penso che in realtà questo sia un percorso che non si snoda soltanto attraverso questi tre libri. Se mi permetti, io direi che il tuo percorso di messa a fuoco della tua posizione all'interno della filosofia politica contemporanea forse inizia prima da negazione, l'altro politica e negazione per una filosofia affermativa. Ecco, che cosa mette a fuoco Esposito in questi libri? Beh, il proprio movimento all'interno di quella che Esposito stesso chiama un orizzonte di ontologia politica. In che senso? Beh, ontologia, lo sapete, è il discorso sull'essere, la scienza dell'essere in filosofia. Ontologia politica non tanto perché riguarda una regione dell'essere, che è quella appunto della politica, ma in un senso più pregnante che lega assai più tenacemente ontologia politica, nel senso che una filosofia politica, che lo espliciti o non lo espliciti, ha sempre un presupposto ontologico, si muove
dà delle premesse ontologiche e a sua volta ogni ontologia ha delle ricadute politiche, per cui ontologia e politica sono strettamente intrecciate. Ecco, in un certo senso questi paradigmi, i due prima citati, e il paradigma che Roberto come dire, delinea e mette in chiaro nel suo ultimo libro, e il paradigma del pensiero istituente, sono i tre percorsi forse più interessanti e in cui si può riassumere il dibattito filosofico in ambito continentale. Due parole sulla differenza di questi tre paradigmi. Tutti e tre partono, per così dire, da un orizzonte post-fondazionale in cui il potere non è più un potere fondato su un ordine legittimante che viene dall'esterno, e quindi si è perso questo fondamento. Ecco, a fronte di questa perdita di fondamento ci sono tre diverse modalità di reagire e di ripensare, perché qui Roberto parla di vita, ma di pensare, ed è sotteso lungo il corso di tutti i suoi libri, di pensare una vita, direi, libera, libera dalla dominazione. Una vita che sa che comunque deve avere a che fare con il potere, ma una vita che cerca di evitare che il potere si trasformi in dominazione. Ecco, il paradigma destituente parte più direttamente dalla filosofia di Heidegger, sarò molto sintetica, poi probabilmente non c'è solo un pubblico di filosofi e ve lo dico in maniera molto elementare, parte dalla filosofia di Heidegger. La filosofia di Heidegger, che appunto ha una premessa ontologica che è quello di accusare un pensiero dell'essere ridotto a somma degli enti, degli oggetti manipolabili. E qui vedete la coincidenza con un pensiero della politica ridotta per Heidegger a produzione di un oggetto controllabile e manipolabile. E così come la tecnica, che è una enorme manipolazione dell'insieme degli enti, anche la politica è ridotta a tecnica, a opera di manipolazione, in questo caso sugli esseri viventi ridotti ad oggetti. Allora, per Heidegger, diciamo, il dominio è intrinseco a, come dire, a una vita moderna e a una vita anche politica e una vita delle istituzioni. Come sottrarsi a questa dominazione? Detto in soldoni, smettendo di fare opera, smettendo di fare politica come se fosse un'attività tecnica, e quindi dire, abbandonare questo tipo di attività e rimanere in attesa. In questo senso, potere destituente, e autori contemporanei seguono, anche se con differenti accenti, questo percorso aperto da Heidegger. E io mi riferisco per esempio a un filosofo francese che si chiama Jean-Luc Nancy e a un filosofo italiano che si chiama Giorgio Agamben. Ecco, è la politica, una vita libera, è una vita che, come dire, si ritira nel lasciare essere, senza più disporre le cose in un certo modo, e dunque anche si ritira dalla tecnica e dalla politica come tecnica. E per esempio nel lessico di Giorgio Agamben la questione è disattivare tutti i dispositivi. In questo senso, per tale paradigma, e
nel caso di Agamben, le istituzioni sono soltanto dei dispositivi di dominazione. E esiste poi il paradigma del potere costituente, che parte dalla filosofia di Gilles Deleuze, per il quale la vita, come dire, non deve affatto fare un passo indietro dall'azione e dall'azione politica. La vita stessa è in sé una produzione continua di azioni, di immagini, di cose, di persone, di relazioni. E quindi la vita deve essere lasciata, sto semplificando molto, ma insomma interpretare Deleuze è molto più complicato, ma per sintetizzare, la vita deve essere lasciata libera, anche in questo caso, dalle istituzioni e dai dispositivi, perché essa stessa crea le condizioni e le relazioni per la propria libertà. Ecco, e Esposito, dopo aver forse nelle sue opere degli ultimi 10-15 anni un po' lambito questi due percorsi, e filosofo è chi riesce a mettere a fuoco la propria posizione anche cambiando le posizioni precedenti e modificandole, ecco, Esposito si colloca entro un nuovo paradigma da Esposito stesso chiamato paradigma istituente, di un potere istituente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le istituzioni non devono essere né dei dispositivi di dominazione, né sono soltanto delle gabbie. Ci sarà un modo di pensare le istituzioni che evita queste due derive di dominazione e, anzi, due, o di inutilità. E quindi qui il lemma vitam instituere viene pensato in maniera pregnante. La vita è di per sé un modo, una modalità, in un certo senso è da sempre istituita come forma di vita. Non esiste una vita soltanto energetica, libera, produttiva. La vita deve darsi una forma, e quindi, dandosi una forma, un limite. Ma senza negare l'energia della libertà che dà una vita promana. Ecco, in questo ultimo libro Esposito non visita soltanto il panorama contemporaneo, ma cerca la genealogia di questo paradigma. E se in un primo, nel primo capitolo così ricerca i significati nel diritto romano o nei pensatori romani di che cosa significa istituire la vita, vitam instituere, passa poi successivamente a Machiavelli. Machiavelli è colui che riesce a pensare questo legame in maniera assai più profonda di quanto abbiano fatto i giuristi e i pensatori romani, che hanno sempre tenuto i due termini vita e istituzione, non riescono mai a farli compenetrare davvero. Ecco, il pensatore che inizia a pensare l'importanza di questo intreccio è, per Esposito, Niccolò Machiavelli, il primo, colui che apre alla possibilità e alla possibilità di questo paradigma. Machiavelli è un protagonista filosofico molto caro a Roberto Esposito, che viene letto, riletto, interpretato, reinterpretato anche in questo caso in maniere sempre diverse, con sollecitazioni sempre diverse, ma Machiavelli è colui che
davvero riesce a pensare la connessione tra vita e istituzioni. Perché? Perché riesce a pensare il rapporto tra evento e forma, tra soprattutto tra conflitto e ordine. Quindi, se la vita e il vivere insieme per Machiavelli è conflitto, perché è conflitto, conflitto di interessi e conflitto di valori, le istituzioni per Machiavelli mettono sì in forma questo conflitto, ma senza mai spegnerlo, ma rimanendo aperte ad essere costantemente rinutrite dal conflitto. E ci sono alcune istituzioni che sono più porose di altre e che si lasciano attraversare e rimettere costantemente in discussione dai nuovi conflitti che emergono. Quindi non chiude la porta al conflitto, dà forma al conflitto, ma pronta a rimettersi in discussione quando i conflitti cambiano protagonisti e terreno. In questo senso Machiavelli stesso ci dice che la Repubblica è un'istituzione più adatta a questo di quanto lo sia il Principato. E poi, adesso non vi voglio fare il riassunto di tutto il libro, non vi tolgo il piacere di leggerlo, è un libro scritto anche molto bene, che rispetta la complessità degli argomenti trattati, ma li espone in maniera molto chiara, che arrivano e colpiscono il lettore. Vi è un capitolo su Baruch Spinoza molto originale e molto innovativo, e anche in questo caso si tratta di evitare due interpretazioni del pensiero politico di Spinoza, del pensiero politico soprattutto nel trattato politico e nel trattato teologico politico. Spinoza, per quanto usi anche la terminologia contrattualistica, non può essere ridotto al contrattualismo, perché non vi è una natura umana da una parte e uno spazio politico dall'altra. Quindi non una lettura contrattualistica e liberale di Spinoza, ma nemmeno una lettura di democrazia assoluta, come ad esempio ne ha dato Toni Negri. Per cui anche in questo caso, per Spinoza, secondo Toni Negri, le istituzioni non servono per una vera democrazia. Vi è vera democrazia, vi è democrazia assoluta, quando le istituzioni non impediscono la libertà, l'espressività, l'energia e la vita della moltitudine. Ecco, è molto interessante questo capitolo perché Esposito dà una lettura invece di come anche per Spinoza questa vita libera e selvaggia non si dà. La questione è molto più complicata e anche qui ritorna al problema della forma di vita. Così come non si dà nemmeno per Spinoza una nuda vita. Avrete sentito parlare di questa locuzione, è una locuzione diventata famosa attraverso Agamben, che sta a significare una vita o in negativo o in positivo, una vita liberata dal peso delle forme di vita che la imbrigliano. Ecco, un altro capitolo interessante, faccio un po' questa panoramica perché probabilmente ci sono vari interessi qui in platea e in gioco ed è bene sapere un po' di passata cosa c'è dentro al libro, un capitolo dedicato a Hegel. Anche questo Hegel letto in maniera non tradizionale, non semplicemente come filosofo di uno spirito oggettivo, irrigidito, che diventa estrema sintesi e fine di tutto il movimento, ma Hegel come filosofo che di nuovo riesce a pensare insieme mutamento e
come dire, permanenza. Perché un po' il gioco delle istituzioni così pensate da Esposito filosoficamente è questo, di riuscire a tenere insieme, e certo è un compito difficile, è sempre pronto a fallire, ma di tenere insieme permanenza nel senso anche di istituzione, di solidità del vivere, cioè qualcosa che impedisce un'istanza di libertà che porta anche alla distruzione, di tenere insieme questi due aspetti. Ecco, e l'ultima parte suddivisa in tanti lemmi, sotto ognuno dei quali c'è un protagonista filosofico che diventa esemplare di quel lemma, è dedicato al Novecento. Due giuristi, probabilmente ne parlerà il professor Zagrebelsky, un filosofo, Merleau-Ponty, un antropologo, Galen, un altro filosofo politico, Lefort, e forse in questo caso Lefort ha la funzione più importante nell'esemplificare questo paradigma, e Castoriadis. Ecco. E, insomma, qual è l'idea forte e filosofica di questo? Sto andando lunga, vero? Ecco. È un invito a non pensare in maniera ingenua che ci si possa liberare con un colpo di spugna dal negativo, dalla negazione, e come la chiama Hegel, ma il negativo è detto in termini semplici, dal fatto che possiamo fare male l'uno all'altro, fare male a noi stessi e diventare agenti di distruzione. E quindi non è possibile pensare semplicemente a una democrazia libera da ogni tipo di istituzione che continuamente riproduce così, quasi come un miracolo sorgivo, la sempre rinnovata libertà. E quindi una democrazia che sia priva di vincoli istituzionali. Ma questo perché? Perché al fondo c'è l'idea, appunto, che una vita, la vita umana, è già da sempre unita al modo in cui si costituisce come umana, si costituisce come tale, che appunto non si può separare la vita umana, dalle modalità in cui questa vita umana si dà, dalle sue forme. E da questo punto di vista una vita senza istituzione, anche istituzione di se stessa, non esiste. Cioè, quindi non esiste una nuda vita pensata come l'unica possibilità di autentica libertà dal potere. Ecco, per cui bisogna cercare di pensare al ruolo delle istituzioni non come a un dispositivo che soffoca l'impulso, il desiderio costitutivo di una vita, che è il desiderio di libertà, e al contempo impedire che questa libertà e questo desiderio divenga distruttivo della vita stessa e della vita collettiva. Ecco, Roberto mi scuserà delle semplificazioni, ma il mio compito era anche quello di far cogliere i messi. Grazie. Ora do invece la parola a Federico. Non ce l'ho forse là. Così Secondo questo
Tanto sono particolarmente felice di essere qui e di c'è stata appunto un'esposizione quanto mai completa e del libro esauriente, profonda e articolatissima e interna a tutte le pieghe, no, della problematica di questo libro. Io volevo fermarmi su un punto che forse mi riguarda di più anche come perché insegno estetica, insomma, per cui è la cosa che mi è più vicina, no? E cioè il tema dell'immaginazione che emerge soprattutto nell'ultima parte del libro e che è un motivo che connesso soprattutto alle figure di Claude Lefort, di Castoriadis, ma che in realtà poi fondamentalmente riprende le aporie hegeliane, perché sembrerebbe assolutamente contraddittorio questo nesso, cioè l'idea che Hegel è nemico fondamentalmente del concetto di immaginazione che egli costantemente riduce a fantasia. Nella sua lotta contro i romantici, lui fondamentalmente dice: no, attenzione, l'immaginazione non ha questo carattere producente, non ha questo carattere produttivo, non è il vero medium. Attenzione, perché questo è il problema. Perché l'immaginazione è a tutti gli effetti un problema sociale, non è un problema di rappresentazioni. E possiamo dire di più: l'immaginazione è un progetto, non si può immaginare senza progettare. Immaginare non è mai prefigurare un mondo chimerico, ma è prefigurare un mondo cui il tempo ci consente di accedere in qualche modo. Ecco, allora che c'è un punto in cui Roberto Esposito, io faccio, è una chiosa la mia perché l'esposizione era stata profondissima prima, in cui viene rammentato il confronto di Davos tra Heidegger e Cassirer, no? Che era poi centrato su questo, che riprendeva fondamentalmente il vecchio confronto tra Hegel e i romantici sul concetto di fantasia e di Bildungskraft, che era poi anche il confronto tra Schelling e Hegel rispetto all'idea di un'immaginazione produttiva, e che era qualcosa che, come dire, risale costantemente indietro ed è effettivamente, mi sembra, un elemento che riguarda la questione delle vitam instituere in un senso profondo, non esterno, ma, come dire, ricapitolativo di tutto l'itinerario che Roberto Esposito immagina in questo testo, perché, come dire, le istituzioni sono attraversate da un conflitto, questo conflitto è la vita, però devono anche, come dire, le istituzioni devono anche autoriflettersi in questo conflitto. Questo, come dire, è il doppio passo, no? Di una generazione o di un pensiero genealogico delle istituzioni, se vogliamo di un pensiero morfologico delle istituzioni, no? Dietro cui c'è anche, non lo so se Roberto su questo è d'accordo, ma io ho sentito anche uno Hegel piuttosto mediato da Diltay, no? Cioè c'è molto Diltay in questa preoccupazione dello spirito oggettivo che si effonde effettivamente nelle forme di vita, che in quelle forme di vita possono effettivamente riconoscersi e consolidarsi, perché il problema è che la vita è sfuggente. Allora, in che senso l'immaginazione è un elemento in cui la società si istituisce? E in che senso quel conflitto tra potente, tra Heidegger e Cassirer, intorno a Kant il problema della metafisica, diventa e riflette un problema sociale? Ma perché dietro tutto questo c'era fondamentalmente il problema dell'immaginazione in Fichte,
Fichte, non capito, però stavo dicendo qualcosa che poi viene ribadito in qualche modo da Lefort, cioè in realtà l'immaginazione è più o meno come fosse un pendolo, no? È qualcosa che viaggia da una parte e dall'altra. L'immaginazione stabilisce che per articolare qualcosa che ontologicamente noi definiamo essere, o qualcosa che definiamo realtà, dobbiamo avere due punti attraverso i quali si possa istituire una linea, però i due punti devono precederli. L'immaginazione dunque ti consente di attraversare, di andare da un punto all'altro e di tornare secondo un itinerario, e l'itinerario è una narrazione, e questa narrazione è la genesi di una relazione, la genesi di una relazione è la genesi di un rapporto, ed è questo un rapporto genetico elementare, cioè è da lì che nasce la vita come rapporto, no? Allora, da questo punto di vista, l'immaginazione è, come dire, l'elemento sembrerebbe, e questa è l'ultima parte del libro di Roberto Esposito, lo espone molto bene, io sto semplicemente, come dire, ripetendo quello che lui dice, immaginandolo anche, come dire, nel confronto storico con autori che mi sono particolarmente cari. L'immaginazione nel suo percorso genetico è costantemente anche una forma di istituzione di relazioni possibili. E queste relazioni possibili sono, come dire, sono esattamente ciò che sana la relazione tra la vita e le forme, nel senso che fondamentalmente le istituisce. Fondamentalmente, come dire, questo elemento è quello che istituisce le forme insieme al loro conflitto, nel senso che le forme e il loro conflitto sono poi fondamentalmente il tempo, no? Attraverso il lavoro dell'immaginazione quello che viene istituito è il tempo. Il tempo è esattamente quello che, come dire, genera e rigenera l'istituzione di un percorso che è fondamentalmente indefinito, infinito, ma è anche un percorso nutritivo, è anche un percorso linfatico, è un percorso morfologico, è un percorso, come dire, che rende anche conto di tutte le esigenze sollevate prima da Simona Forti tra pensiero destituente e pensiero istituente, cioè l'idea di un pensiero che non si sovrapponga alla vita annientandola, questione che poi appunto si delinea in maniera ambivalente e ambigua in Hegel, ma in maniera però anche assolutamente vitale. E quindi, come dire, anche l'idea di un pensiero delle istituzioni che sia un pensiero circolante, in cui la genesi vada verso la forma e la forma ridiscenda verso la genesi, secondo un percorso, come dire, di cui uno si nutre dall'altro, e questo è esattamente, come dire, l'idea di una attraversare la vita, attraversare anche il dilemma della relazione tra la vita e le forme, no? Un dilemma tragico che attraversa appunto tutti questi autori nel senso più propriamente filosofico-politico, ma attraversa in qualche modo come tragedia della cultura tutti gli anni venti, no? Da Simmel a Lukács, no? Non è un problema che riceviamo adesso attraverso soltanto la tradizione filosofica moderna e le sue codificazioni e la sua, come dire, drammatizzazione odierna, no? In cui la crisi delle istituzioni, perché è un libro in cui è molto presente il problema della crisi delle istituzioni democratiche, no? Attuali, no? E l'idea di come ridare linfa a questo mondo, perché un'istituzione altrimenti se non funziona è fallita, no? E non funziona se non riesci a restituirle e in qualche modo a introdurle in un percorso terapeutico in cui il percorso linfatico sì, venga in qualche modo ribadito ma anche in qualche modo restaurato, no?
rimesso in moto, è come avessimo un percorso inceppato in cui, come dire, l'istituzione deve continuare a funzionare nella piena fiducia che debba funzionare. E questo mi sembra, come dire, un'apertura verso un'idea della morfologia dell'istituzione, che è un'idea molto potente, è un progetto filosofico, è un progetto anche rispetto, come dire, non solo rispetto alla politica, ma credo rispetto all'immaginazione politica e al tipo di immaginazione politica che noi dobbiamo nutrire. Ecco, per cui ringrazio moltissimo il professore di questo magnifico libro, mi fermo queste poche note. Tocca a me. Sì, avrei dovuto sì. Darti la parola io. Me la prendo. Esatto. E dunque, che dire? Beh, intanto, quanto tempo abbiamo a disposizione? Questa mi sembra la cosa principale da chiarire. Una settimana? Ah, va benissimo. Ma siccome credo che sia una cosa poco istituzionale una settimana al Circolo dei Lettori, c'è qualche responsabile del Circolo dei Lettori qui che ci dice fino a che ora possiamo rimanere? Sette e mezza, quindi che ore sono? Beh, 7:20, abbiamo tempo. Dunque, io sono qui immerso in un contesto filosofico e mi trovo un po' come un pesce fuor d'acqua, diciamo. Io sono un giurista e i giuristi fanno un lavoro diverso da quello dei filosofi politici. Mi trovo nelle condizioni di dichiararmi sconfitto fin dall'inizio. Deve ancora parlare Roberto, il quale presumibilmente mi darà il colpo di grazia alla fine. E il tema, tuttavia, è un tema che interessa i filosofi politici e interessa anche naturalmente anche i giuristi, tant'è vero che nell'ultima parte del libro si citano dei grandi giuristi del nostro tempo, del secolo scorso, a cominciare da un italiano, Santi Romano, che è uno dei fondatori delle concezioni giuridiche in tema di istituzione, anzi è teorizzatore del diritto come istituzione. Una piccola osservazione di tipo lessicale, io parto molto terra a terra, come fanno i giuristi del resto, perché i giuristi non hanno la testa nei grandi principi, nelle idee generali, guardano la vita così come si svolge e cercano di cavarne un ordine, un senso, di capirla innanzitutto. Ecco. Allora, istituere o istituzione è una delle numerosissime parole che noi usiamo e che hanno tra le lettere costitutive di queste parole queste due letterine st, st. Pensate a quante parole noi usiamo che hanno questa sostanza lessicale, st, a cominciare dalla istituzione delle istituzioni, lo Stato. Perché lo Stato si chiama Stato, participio passato del verbo essere? Quando ha cominciato a essere usata questa parola? Forse Machiavelli, no? Ma ancora prima Lorenzo Magnifi, il Magnifico, la congiura fiorentina, eccetera, eccetera, eccetera. Machiavelli che dice ogni Stato è o Repubblica o Principato, Stato. Ma pensate alla quantità di parole, istituzioni, istituire, costituzione, stazione, potrei anche aggiungere scherzosamente Gustavo. ST, nella ricerca dell'origine di questa parola, che è un nome molto diffuso nel nord dell'Europa, c'è l'idea del bastone,
Stone. La faccio breve, ma fate una riflessione sulla quantità di parole che usate quotidianamente e che contengono questo ST, st. E tutte le volte, forse quasi tutte le volte, non esageriamo, in cui ci sono queste due lettere, l'idea è di qualcosa che sta solidamente, stabilmente, e sta diritta, cioè non dipende da nessuno al di fuori dell'istituzione, in qualche modo è sovrana. Forse l'origine sta nella parola greca istemi. Da lì si potrebbe partire per una grande serie di considerazioni legate a queste due letterine ST, ma non lo facciamo qui. Io vorrei introdurre tra le varie forme di pensiero che usano i giuristi una tripartizione, e si dice, noi qui parliamo di vitam instituere, che se capisco bene vuol dire avere come oggetto di osservazione la vita con tutte le sue energie costruttive, distruttive, competitive, tutto quello, una serie di energie che lasciate al libero esercitarsi produrrebbero caos. Dunque bisogna istituzionalizzare la vita, naturalmente con tutti i problemi che nascono, perché nella istituzione, come vedremo, come dicono i giuristi, c'è un aspetto repressivo ma c'è un aspetto anche liberatorio. Le istituzioni hanno questo doppio significato. Ma nel campo del diritto il pensiero istituzionalistico è uno dei tre pensieri storicamente. Uno è il contrattualismo. Da dove nascono le norme giuridiche? Da dove nascono le indicazioni prescrittive? Dal contratto. Ci mettiamo d'accordo, discutiamo, tutta la tradizione seicentesca, settecentesca, che ancora in fondo è viva tra di noi, quando si dice che la nostra Costituzione è nata da un compromesso e si allude a uno schema di questo genere. Uno dunque è il contratto, che come dice il codice civile è legge per le parti, è vincolante. L'altro è il comando, che è tipicamente legata all'idea dello Stato sovrano, lo Stato che impone la sua volontà a chi subisce. E poi ai sudditi, una volta si dicevano, ai sudditi legum. Oggi questa terminologia. E il terzo modo di concepire le norme del nostro vivere è per l'appunto il modo istituzionalistico, diciamo così, le istituzioni. Allora, cominciamo col dire che noi viviamo immersi nelle istituzioni. Ogni aspetto della nostra vita è, o quasi ogni aspetto della nostra vita è istituzionalizzato. Nella vita politica, quando immagino che molti entrando qui avranno pensato che parlando di istituzioni si parlasse di Parlamento, governo, eccetera, eccetera, ma in realtà la parola si usa in un senso molto, ma molto più ampio. La vita politica è fatta di queste istituzioni, è fatta anche, le leggi sono istituzioni, i codici sono istituzioni, ma la vita culturale è piena di istituzioni. Perfino la vita, l'interrelazione più semplice, quella che si ha nel rapporto tra uomo e donna, vive in una istituzione, cosa di cui voglio parlare tra un istante, perché secondo me è molto significativa per capire che cosa è per noi, naturalmente, per noi giuristi, una istituzione. E poi le istituzioni dell'economia, le istituzioni dell'economia globalizzata,
Da dove vengono queste istituzioni? Nascono da un contratto? Nascono da un comando? No, sono cose che nascono spontaneamente. Questa è un'altra via. La nascita spontanea delle istituzioni. Nascita spontanea che è stata studiata particolarmente dagli economisti. Ed è una prospettiva, secondo me, molto feconda. La nascita spontanea, ho detto gli economisti, ma in realtà è una visione generale. Nascita spontanea perché significa che le istituzioni nascono dal nostro interesse. Quale interesse? L'interesse alla sicurezza. Le istituzioni sono lì per garantire la nostra sicurezza. Che cosa vuol dire? Se non ci fossero le istituzioni, cerco di fare un esempio, diciamo, della nostra vita quotidiana. Se noi incontrassimo uno sconosciuto per la strada, saremmo presi da un sentimento di insicurezza, cioè non sapremo che cosa aspettarci da questo sconosciuto. Sarà un amico, un nemico, un rivale, chi lo sa? Ecco, noi vivremmo in una situazione di continua insicurezza che risolveremmo, anzi, che cercheremmo di risolvere facendo una previsione, immaginando quali sono le caratteristiche di questo soggetto con cui entriamo in una relazione di tipo sociale. Ma questa previsione è sostanzialmente impossibile. La quantità di conoscenze che noi dovremmo avere è tale che ci impedisce di fare delle previsioni attendibili. Vivremmo in una situazione di assoluta insicurezza. Ecco che qui intervengono le istituzioni che creano nei rapporti interindividuali l'intervento di un terzo. Noi possiamo andare per la strada più o meno tranquillamente perché sappiamo che c'è una istituzione che ci garantisce contro le prepotenze di quello che noi potremmo incontrare per la strada. Le istituzioni ci danno sicurezza e al tempo stesso ci chiedono di rinunciare a una parte della nostra spontaneità. Nel libro che stiamo presentando di Roberto Esposito c'è un capitolo che a me è suonato molto, diciamo così, congeniale, che non è quello di un giurista, ma è quello di questo Arnold Gehlen che tu ricordavi. Arnold Gehlen si è autodefinito un cultore della filosofia, di un'antropologia filosofica, ecco, diciamo così, e ha costruito per l'appunto una bella teoria delle istituzioni basata sull'idea della insicurezza, cioè della tensione, diciamo così, utilitaristica dei singoli, tensione alla sicurezza, e questa tensione non può, secondo questa visione, non può che concretizzarsi in istituzioni, cioè cose ferme, ST, e che fermano. Nella parola istituzione c'è il lato, questo molto ritorna nel libro più e più volte, c'è il lato attivo e negativo, insomma, l'istituzione è il prodotto di un'energia istituente, ma a sua volta istituisce. Ecco. Allora, cercare di chiarire nel modo più chiaro quello che sto per dire, forse la cosa migliore è che vi leggo un piccolo passo, poi mi toglie la parola. No, il tempo. Un piccolo passo che sta nella prefazione del libro più importante di questo Gehlen, che è L'uomo,
l'uomo inteso l'essere umano, che tradotto un librone, come tutte queste robe che scrivono i tedeschi, che molto spesso sono dei malloppi terribili. Ma nell'introduzione c'è un'immagine molto chiara e molto bella, che non è sua ma è di un presentatore del libro, però rispecchia la posizione di questo Gehlen, che riguarda la minima delle istituzioni. Ma questo discorso si può... Qual è la minima delle istituzioni? Il matrimonio. Il matrimonio. Ascoltate cosa si dice. Il diretto estrinsecarsi della soggettività è sempre fautore di errori. E in ultima analisi è sempre come nel rapporto tra i sessi. Tra uomo e donna... Il rapporto più appassionato, più ricco e vivificante può reggersi direttamente e di per sé come pathos dell'anima solo in condizioni eccezionalissime. Diciamo così, è la condizione dell'innamoramento che noi abbiamo tutti conosciuto e sappiamo quanto è fragile, tuttavia, può vivere come pathos dell'anima solo in condizioni eccezionalissime. Se lasciato a se stesso, non vi si può fondare sopra nulla. L'aspetto biologico, quello economico, la generazione successiva, il nutrimento e il bisogno sono più importanti e il rapporto amoroso deve farsi oggettivo. Ecco, l'istituzione è un modo di oggettivizzare un rapporto interindividuale. Deve farsi cosa? Generalizzarsi astraendo dalla sua singolarità esclusiva. In una parola, deve estranearsi nella istituzione. L'istituzione, da questo punto di vista, è una forma di estraneazione dalla spontaneità, della spontaneità naturale. E questa estraneazione è il matrimonio. Deve fare questo se e precisamente perché queste persone non debbano perdersi e diventare estranee l'una all'altra. L'essere umano può tenersi fermo a un rapporto durevole con se stesso e con i suoi simili soltanto in modi indiretti. Deve ritrovarsi per vie indirette e qui si danno le istituzioni. Sono queste delle forme prodotte dagli uomini, non vengono dalla natura, dalla teologia, sono forme prodotte dagli uomini nelle quali l'elemento psichico, un materiale instabile anche nei casi di maggiore ricchezza e pathos, viene oggettivato, intrecciato con il corso delle cose e precisamente in tale maniera iscritto in una durata. Ecco, le istituzioni hanno questo primo lato della garanzia della sicurezza e dall'altro lato la garanzia della durata. In qualche modo l'uomo istituzionalizzato, questo Gehlen lo spiega bene, supera perfino i confini della vita naturale. La sua vita si prolunga oggettivandosi nella istituzione. Ora, mi stai togliendo la parola? Non ancora. Tutto questo è molto interessante e suona in qualche molto interessante dal mio punto di vista e suona in sintonia con ciò che scrive Freud in quel celeberrimo saggio intitolato Il disagio della civiltà, che è dedicato a descrivere la condizione di infelicità, di disagio dell'uomo acculturato rispetto alla condizione di felicità dell'uomo pre-cultura, dell'uomo
che noi immaginiamo, che forse non è mai esistito, ma insomma l'uomo, il buon selvaggio, diciamo, quello che non incontrava nessun limite alla sua soggettività, al suo eros, dice, quell'uomo lì era certamente più felice di quanto non lo siamo noi. Ma noi, leggo solo l'ultima frase, che poi è anche diventata molto famosa, dice: di fatto l'uomo primordiale stava meglio poiché ignorava qualsiasi restrizione pulsionale. In compenso, la sua sicurezza di godere a lungo di tale felicità era molto esigua, perché era esposta a ogni rischio. L'uomo civile ha barattato una parte della sua possibilità di felicità per un po' di sicurezza. Ecco, questa è, secondo me, il senso, la collocazione anche concettuale delle istituzioni. Essere al centro tra la sicurezza e anche la costrizione, naturalmente. Si trova lì. Ed è però la nostra condizione di vita istituita necessaria perché la vita prosegua. E torniamo a Galen e torniamo all'esempio del matrimonio. In quel passo che vi ho letto si dice con chiarezza che il pathos quotidiano è una cosa molto bella, no? L'innamoramento, però è fragile. E per coltivare il pathos quotidiano, questo non l'ho potuto leggere, ci vorrebbe un impegno quotidiano e diciamo totalizzante dei due partner per alimentarlo, questo pathos. E questo pathos divorerebbe la vita, non ci sarebbe il tempo per dedicarsi ad altro. Ci si sveglierebbe al mattino, si guarderebbe il proprio compagno e ci si chiederebbe: ma mi ama ancora? E forse la risposta non sarebbe così netta. Allora bisognerebbe darsi da fare per riconquistare quotidianamente il rapporto e quindi alimentare questo pathos. E quindi le istituzioni in realtà servono anche a liberarci, ci consentono di essere soggetti che si preoccupano non solo della, diciamo, della conservazione della propria esistenza, ma di mettere la propria esistenza e il proprio tempo al servizio della società. Questo è il modo di concepire le istituzioni che a me sembra utile dal punto di vista giuridico, tenendo conto che c'è sempre questo aspetto duplice: liberano le istituzioni ma opprimono. Pensate a tutta la discussione che si è fatta all'epoca per l'abolizione degli ospedali psichiatrici, le istituzioni totali, ecco. E c'è un problema di equilibrio tra costrizione e liberazione. Concludo. Come nascono le istituzioni? Guardate, non nascono né per il comando né per il contratto. Il comando e il contratto presuppongono un'istituzione, cioè presuppongono che ci siano delle strutture nelle quali la fiducia reciproca, che è la funzione tipica delle istituzioni, sia già garantita. Perché l'Assemblea Costituente è riuscita a fare una Costituzione? Perché prima dell'Assemblea Costituente c'era già una istituzione implicita, cioè un contesto nel quale i partiti che lavoravano sapevano che potevano fidarsi l'uno degli altri. E quando si stipula un contratto, perché il contratto è vincolante? Perché si sa che c'è un'istituzione che garantisce le parti dalla inapplicazione del contratto della controparte. E questo per quel che riguarda il contratto e anche per il comando. Perché il principe può comandare?
È perché il principe ha dietro di sé, è già istituzionalizzato, ecco, diciamo così, è già riconosciuto come tale, se no niente. Gli economisti hanno fatto anche degli esempi di come nasce un'istituzione. L'istituzione nasce spontaneamente da un calcolo di utilità. E se volete si possono fare degli esempi, faccio semplicemente un accenno soltanto, perché questi sono problemi di grandissima portata e di grandissimo interesse naturalmente per i filosofi, anche per i giuristi, e anche importante che tra giuristi e filosofi ci si incontri qualche volta, dico bene? No, non lo so, perché io quando sono in presenza di un filosofo e di tre filosofi mi sento intimorito e penso che loro non abbiano nessun interesse a stare ad ascoltarmi. Ecco. Allora, l'esempio, come nasce il mercato? Nel campo dell'economia il mercato è forse la istituzione principe. E allora, raccontano, prendendo l'esempio da Erodoto. In Erodoto c'è un sacco di roba che deve essere studiata, e racconta Erodoto che i Fenici, che erano una popolazione di navigatori e che esportavano le proprie merci, andarono un giorno sulle coste della Libia e depositarono sulla spiaggia delle merci. Poi si ritirarono e stettero a guardare che cosa succedeva. E succedeva che gli abitanti della Libia andavano a guardare la merce e lasciavano un corrispettivo. Si prendevano la merce e lasciavano un corrispettivo. Se il corrispettivo, allora non so, pelli di montone, insomma, non c'era ancora la moneta come la conosciamo noi, se il corrispettivo corrispondeva alle aspettative dei Fenici, quelli ritornavano e rifacevano la stessa cosa e si aspettavano, ecco, la previsione, no? La previsione del comportamento altrui. Quando si stabilizzava questo scambio, e cioè a una certa quantità di merce si vedeva che corrispondeva una certa quantità di contromerce, nasceva il prezzo e nasceva il mercato, cioè il luogo dove lo scambio di merci è regolato dal prezzo. Tutto questo non era voluto da nessuno. Il mercato era il prodotto, diciamo così, prodotto spontaneo di atti volontari, ma gli atti volontari erano il deposito della merce e il deposito del valore come prezzo. Come? Mi devi tagliare. Tutto ciò sta adesso... consentite a anche un povero giurista di elevarsi nella sfera sublime della filosofia. Tutto questo sta nel pensiero di Hume, laddove parla della convenzione, che non è un contratto, la convenzione come fondamento delle relazioni stabilizzate tra gli esseri umani. Dunque, le istituzioni, prodotto spontaneo non voluto, ma tuttavia derivante da comportamenti voluti, ma comportamenti non finalizzati all'istituzione, finalizzati ad altri scopi, cioè per esempio nel mercato lo scambio dei beni. Adesso diamo la parola a Roberto Esposito e poi speriamo rimangano. Io ho una decina di minuti. Bene, intanto naturalmente ringrazio molto il Circolo dei Lettori, ringrazio Federico Vercellone che ha organizzato inizialmente questo incontro, Simona Forti con cui da anni lavoriamo insieme, la ringrazio, ma naturalmente sono particolarmente toccato dal fatto che
un maestro come Gustavo Zagrebelsi sia qui con noi a parlare così di questo libro. E verrò poi dopo ad alcune delle cose che hanno detto, ma lasciatemi dire in poche parole da dove nasce questo libro, no? Come tutti i libri, nasce premuto da una doppia esigenza, un'esigenza interna al proprio lavoro, lo ricordava Simona, quindi ho costruito questo piccolo, come dire, trinomio di questi tre libri sul tema delle istituzioni, ma poi nasce anche da un'esigenza che viene dalla realtà, che io ho individuato nella frattura che si è consumata per anni e forse per decenni tra movimenti e istituzioni. A partire dagli anni 60, movimenti e istituzioni non si sono incrociate. Se si scorrono anche alcuni classici della filosofia, Sartre, Marcuse, Foucault, si vede che l'istituzione viene sempre letta in termini negativi, appunto come repressiva, escludente, e d'altra parte le istituzioni hanno avuto una tendenza, almeno in una certa misura, a irrigidirsi, quindi a escludere il movimento della vita. E quindi questo iato, questa frattura tra istituzioni e movimenti ha avuto un doppio effetto negativo, perché da un lato i movimenti che non puntavano a istituzionalizzarsi sono rimasti impolitici, privi di reali effetti politici, e dall'altra parte le istituzioni che non hanno risposto a esigenze che salivano dalla società si sono un po' chiuse in se stesse, si sono irrigidite, e quindi un esito doppiamente negativo. Un esito negativo che ha toccato il suo apice negli anni 70, in particolare in Italia, quando la lotta armata è stata per certo versi l'esito perverso di questa rottura tra istituzioni e movimenti. E anche nel dibattito politico contemporaneo resta questa difficoltà ad articolare vita, istituzioni, movimenti, istituzioni. Per esempio il lessico, voi ne avete sentito sicuramente parlare, della biopolitica, tende spesso atteso ad assumere un atteggiamento anti-istituzionale, e dall'altro viceversa la teoria delle istituzioni è stata spesso confinata nella sociologia politica o nell'istituzionalismo giuridico. Io quando nomino il diritto lo faccio sempre con grande rispetto, se non avessi fatto quello che faccio avrei voluto fare anch'io il giurista. Comunque è mancato un anello, un'aggiuntura che mettesse in relazione questi due elementi, vita e istituzione. E dunque questo mio tentativo, naturalmente, come dire, non so quanto riuscito, di pensare l'istituzione dal punto di vista non del sostantivo istituzione, ma del verbo istituire, no? L'istituzione è qualche cosa che richiama la storicità, perché, come diceva Simona, si radica nel passato ma guarda al futuro, quindi trasformando la permanenza, punto. L'istituzione tiene dentro di sé una sorta di contraddizione, tiene dentro di sé lo stato, lo stare fermo e permanere, ma anche la possibilità del trasformarsi, del modificarsi, quindi tiene insieme essere e divenire. Poi l'altro elemento importante delle istituzioni è il rapporto con i soggetti. L'istituzione, l'istituire, non prevede necessariamente un soggetto predeterminato, un partito, un capo, un'assemblea, come invece accade un po' nella teoria del potere costituente, ma è essa stessa un qualche cosa che risoggettiva, no? Apre un processo di soggettivazione. E poi in terzo luogo, lo hanno detto tutti, Federico, Simona, il professore Zagrebelsky, il rapporto con la vita. La vita è sempre istituita perché è storicamente determinata, perché è calata in un contesto definito, perché è formata
in vari modi, ma a sua volta ha questa potenza istituente, questa capacità di istituire il conflitto tra vita e forme, come ricordava Federico, attraversato tutta la cultura novecentesca, no? Zimmer, Lukács, perfino Pirandello, vita e forme, un rapporto pensato da alcuni in maniera tragica, come qualche cosa che non si può mai saldare, oppure pensato come un divenire possibile dell'istituzione nel movimento vivente e un divenire possibile nella vita, nelle sue forme di vita, appunto. E in questo libro ho ricostruito una genealogia, come è stato detto, in particolare questi tre autori, Machiavelli, Spinoza, Hegel, naturalmente. Come sempre le interpretazioni non sono oggettive, l'interprete immette nei testi che legge qualche cosa di suo, di soggettivo, ma insomma spero di non aver fatto troppe forzature. E infine poi il dibattito novecentesco sull'istituzionalismo, che ha avuto una parte giuridica, in particolare Santi Romano, Maurice Auriol, una parte filosofica e una parte antropologica che è stata qui ricordata. E allora, venendo un po' alle cose che sono state dette, Simona, sì, un'ontologia politica ho cercato di fare, non una teologia politica, questo è un termine, teologia politica, che ricorre molto nel dibattito. La teologia politica o pensa la creazione come una scintilla, no? Una creatio ex nihilo che dal nulla crea qualche cosa, la rivoluzione per esempio, oppure in chiave messianica la pensa come una sorta di ritiro, di abbandono, di disattivazione, come è stato prima detto. No, invece il paradigma istituente in qualche modo è un'ontologia, perché pensa l'essere, la vita stessa in una chiave politica, e pensa alla politica come qualche cosa che ha dentro di sé la densità, i conflitti, i tensioni, i desideri, tutto ciò che fa la vita stessa. Quindi, appunto, mutamento e permanenza, libertà e necessità. Libertà e necessità non vanno sempre contrapposte. Non vanno contrapposte perché la libertà nel senso più alto, Zagrebelsky ce l'ha spiegato molte volte, ce l'ha insegnato, è una libertà in comune, una libertà puramente individuale, è qualcosa che ha una fenomenologia, come dire, anticomunitaria, solamente immunitaria, l'individuo si chiude in se stesso, mentre invece la libertà va pensata in termini di comunità. L'immaginazione, no? Ne ha parlato Federico, l'immaginazione non è solo fantasia, non è una sorta di pensiero ridotto, ma l'immaginazione è una potenza. Immaginare qualche cosa significa anche per certi versi crearla, renderla viva. Spinoza ci racconta come i profeti in qualche modo con la loro, nello stato, creando lo stato ebraico, con la loro immaginazione attivassero delle potenze reali. Anche Machiavelli, anche per Machiavelli, che pure è immaginato come l'autore del principe sovrano, ma il principe vive nello sguardo degli altri, vive nell'immaginazione degli altri, quindi vive dentro un'ontologia della relazione. E infine anche Hegel, per Hegel la dialettica stessa è una potenza istituente che appunto deriva dalla soggettività un ordine oggettivo che diventa un ordine del mondo non chiuso in se stesso, ma sottoposto alla spinta del negativo e dunque della trasformazione. E le cose che appunto ha detto, non so se chiamarlo Gustavo, professore Zagrebelsky, sono portato a questa seconda scelta, perché diciamo, naturalmente mi sento
Per le seti, esattamente. Beh, Gustavo ci ha detto che lui è un giurista in un contesto filosofico, naturalmente con un filo di bonaria ironia. Anche Santi Romano, questo grande giurista italiano, diceva spesso: io non sono un filosofo, non arrivo alla filosofia. Di fatto ha costruito un'ontologia giuridica fortemente filosofica, ma anche ogni libro di Gustavo, del professore Zagrebelsky, ha una fortissima ispirazione teoretica, quindi non è affatto vero che un giurista in terra straniera, perché io sono convinto che diritto, filosofia, politica siano in un mondo comune e che staccarli sarebbe un atto appunto di specialismo addirittura perverso, che impedisce la comprensione. E dunque cosa ci diceva Zagrebelsky? Il diritto può essere pensato come contratto, come insieme di norme, può essere pensato come decisione, come comando, ma entrambe presuppongono le istituzioni, cioè accadono in un mondo già di fatto istituito. Noi tutti siamo immersi sempre nelle istituzioni, anche in questo momento, in un doppio senso, nel senso che siamo nel Circolo dei Lettori, un'importante istituzione di Torino, stiamo facendo un dibattito, un seminario che è un'istituzione, evidentemente, se non di tipo pedagogico, non soltanto di tipo pedagogico, ma di tipo appunto interattivo, e soprattutto lo facciamo attraverso il linguaggio, che è la prima delle istituzioni umane. Il linguaggio rende la vita una vita umana perché istituisce appunto rapporti di interazione. Le istituzioni dunque nascono spontaneamente, diceva ancora Gustavo, cioè dal nostro interesse, anche la parola interesse, no? È interesse, alla sicurezza, al calcolo, alla necessità di moderare e governare la contingenza, che altrimenti ci travolgerebbe se fosse lasciata a se stessa. Questo dice Gehlen. Dice Gehlen: l'uomo è un animale carente di istinti rispetto agli altri animali, ma sotto un profluvio di stimoli. E se noi non avessimo la capacità, la possibilità di contenerli, di governarli istituzionalmente, finiremmo autodistrutti. Quindi le istituzioni sono dei dispositivi immunitari, ma sono dei dispositivi immunitari aperti alla trasformazione. Una società senza dispositivi immunitari, questo lo dico agli amici che appunto combattono le istituzioni, beh, il diritto è il primo dispositivo immunitario della società, che lo salva da un eccesso di conflitto, perché non elimina ma gestisce i conflitti attraverso la presenza di un terzo, di una terzietà. Senza il diritto una società esploderebbe. Quindi le istituzioni sono insieme negative. Negative di che cosa? Dell'immediatezza, no? Si diceva Freud, il disagio della civiltà. Se la civiltà si abbandonasse appunto agli istinti immediati, in poco tempo imploderebbe o esploderebbe, mentre invece appunto le istituzioni sono dispositivi negativi che però consentono la vita. Il matrimonio, diceva prima Zagrebelsky, ne parla anche Hegel. Cosa dice? Il matrimonio, attenzione, limita l'eros, limita la sessualità, ma non l'esclude, anzi la comprende e la protegge in qualche modo, no? Senza le istituzioni, a partire dallo Stato, che non è, intendiamoci, l'unica istituzione, ma senza le istituzioni appunto noi non avremmo la possibilità di godere della libertà. Se ne è parlato anche un po' durante la pandemia, no? La libertà assoluta. La libertà assoluta è autodistruttiva. Hegel dice: la libertà assoluta senza mediazioni
è il terrore, genera il terrore o comunque genera un individualismo tale che desocializza la comunità e finisce per escluderla. Oggi noi sentiamo un forte richiamo per l'immediatezza, tutto, subito, adesso, ma appunto l'immediatezza che non conosca mediazioni, cioè che si ponga fuori dalla storicità delle cose, l'immediatezza naturale illimitata, anch'essa è insostenibile, è un miraggio, ma sarebbe insostenibile viverla, appunto come diceva Freud nel disagio della civiltà. Le istituzioni dunque articolano, tengono insieme, mediano sicurezza e libertà, perché appunto, lo diceva Gustavo, e pensare il pathos come qualche cosa di infinito, certo esalterebbe alcuni momenti vitali, ma distruggerebbe la vita se non ci fosse la capacità anche dell'autoriflessione, la capacità cioè di mediare ciò che immediatamente vorremmo e potremmo fare. Le istituzioni servono a questo, servono a conservarci in vita, ma conservare dentro questa vita anche una libertà che coincide in ultima analisi con la comunità degli esseri umani. Quindi grazie ancora a tutti.